comprerò la casa dei tuoi sogni, mamma. Te lo prometto. Naturalmente. E così il giorno dopo voleva comprarmi una casa. Ed era questa. Ma gli ho detto, Brad, questa casa non è in vendita. Allora lui è passato alla casa successiva, laggiù. Bene, ti comprerò questa qui. Brad, tesoro, io conosco le tue intenzioni, ma non voglio vivere qui. È troppo vicino a tua madre. E noi dobbiamo incominciare una vita nostra. Allora ti compro quest'altra, è più lontana, vedi? A proposito, il nostro studio sta ristrutturando un appartamento alla Crocetta. Ah. Sono 75 metri quadri con terrazza, molto luminoso. Lo vendono. Bene. Secondo me dovresti vederlo. Perché? Io direi che obiettivamente è una bella casa, tu che ne dici? Eh? Guarda che bei mattoni, Adriana. Mio marito se ne intende molto di mattoni. Questi sono mattoni nuovi? Sì, è un palazzo molto ben costruito. Ah, sì? Vedrà, è molto bella. Mi piacciono questi mattoni, sono fatti molto bene, non hanno molto solo. Guarda! Bella questa cassetta della posta, è proprio forte. La somma di questi numeri fa 9, mi piace. Porta fortuna. Non lo so. Che ne dici di questa? No. Non devo traslocare. È stato tu a dirmi che volevi cambiare casa, no? Sì, però poi se devo comprare una nuova casa, devo vendere la mia e poi l'agenzia... Ma quello non è un problema. No, quello è un problema e comunque... Se uno cambia casa, non dice sto traslocando la mia nuova casa al portone verde. Dice quanto l'ha pagata e a quanto ha venduto quella vecchia. Il mercato immobiliare va forte, Rio. Girano un sacco di soldi. E vorranno quello che vogliono gli europei, gli arabi. Tutti vogliono una casa a New York, in America. E io conosco il mercato. Quante ragazze conosci che hanno un indirizzo a Park Avenue come questo? Park Avenue anche qui, 70 metri più sotto. Hai un'idea di quanto paga la gente là sopra? Per poche misere camere ed un ascensore in comune? Cosa di più si può chiedere? Beh, non è il Grand Hotel, ma è un tetto. Ogni quanto passa il treno qui? È quasi continuo, ci fai subito l'orecchia. Ci si fa il callo dopo un po'. In ogni città ci sono cose... La metti? È solo questione di un minuto. Sì. Quell'agente immobiliare. Schifoso pezzo. Scusa, capo. Ci fa vedere la casa più di una volta. Cavolo. Che bella casa. Proprio bella. Ah, Adriano, questo è il posto ideale per metterci il sacco. Se un giorno vuoi ti posso insegnare a fare il sacco, Le tubature sono di rame? Di sopra e di sotto. Ah, sì? Tutta la casa, l'intelaiatura in acciaio, tutta quanta. Ah, sì? E questi pavimenti sono in quercia al 100%, molto solidi. Ah, sì? E ora, signora Balboa, posso farle vedere la cucina? Le piacerà molto. Però non mi spiegavo perché ci portasse qui per 5 minuti esatti alla volta. L'abbiamo scoperto la prima notte. È una casa rilassante, con vibromassaggio incorporato. Te l'ho detto che c'è una bellissima piscina. Sì, almeno 100 volte, mamma. Allora con questa sono 101. E adesso apri bene gli occhi, ragazzo mio. Questo posto è un vero paradiso terrestre. Come mai tu non te la sei fatta la piscina? Non ci ho mai pensato. Hai fatto male. La casa varrebbe di più. Tanto io non ho intenzione di venderla. Comunque, col tennis che ci hai messo e tutto il resto, ne puoi già ricavare molto di più di quanto l'hai pagata. Se volessi venderla. Ah, l'acquirente lo trovi quando vuoi. Ma questa casa non è nemmeno in vendita. E allora? Grane legali hanno impedito la vendita per più di 3 anni. Ora è tutto a posto, i proprietari vogliono venderla. Gli interessa relativamente affittarla. A noi serve soltanto per 26 giorni. E così com'è ci sta bene lo stesso. Ah. E se c'è anche la piscina non ci serve altro. Un mese d'affitto costa $7,000, compresa la pulizia della piscina, il gas e la luce. Armadi capienti. Tutti comfort moderni, 320 a settimana. Ah! E fu la fine.